E per la prima volta a concorso questa sera abbiamo anche Giulia Damen. Ciao a tutti. Ecco, guarda pure la telecamera, gli occhi bellissimi, Giulia. Grazie. Non solo gli occhi, ma anche la voce, abbiamo sentita alle prove. Sì. Ecco, questa sera ti presenti con un brano edito o inedito? Edito, di Malika Ayane, Ricomincio da qui. Ecco, come mai hai scelto proprio questo brano? L'ho scelto perché comunque credo che la voce di Malika si avvicini abbastanza alla mia. Anche se preferisco pezzi in inglese, comunque sono contenta della scelta che ho fatto, quindi spero, insomma, che piaccia a qualcuno, piaccia a tutti. Riesci sempre a farla tua la canzone oppure cerchi di imitare al massimo l'artista che la propone? Imitare assolutamente, perché penso che imitando è inutile fare un qualcosa, esibirsi, qualsiasi cosa imitando, perché già l'originale c'è, certo. Più che bene, quindi il copione non serve a niente. Più che altro cerco di farmi la canzone, ci provo, a volte ci riesco, a volte non ci riesco, perché a volte è anche difficile potersi integrare al 100% in un testo. Certo. A volte si sentono testi più personali, altri meno, però uno fa quel che può. Ecco, partecipare a concorsi tipo questo, serve o no? Cioè, partecipare, qualsiasi cosa serve. Non dico vincere sempre. Partecipare serve sempre, perché comunque dallo sbaglio capisci anche... di conseguenza capisci l'errore, certo. Cerchi di non ripeterlo, quindi ogni piccolo passettino è sempre più una conquista, a prescindere dall'esito poi del concorso. Qual è il terrore maggiore che hai quando sei sul palco? Che inciampi su un filo? No. Oppure che non riesci? Il dolore provocato dai tacchi. Ai tacchi, ecco. Grande dolore. Però maggiormente non comunicare, è come se avessi paura a volte... di essere un po' un passo indietro. Poi altro nasce forse una sfiducia che c'ho verso di me, però cerco di dare sempre il massimo, certo. E ci provo. Per me il vero cantante non è tanto la qualità, cioè oddio, la voce anche, è il primo posto, però una cosa che va di pari passo, secondo me, è la comunicazione, quello che poi ha detto la Faccani prima. Sì. Uno fa quel che può. C'è gente con grandissime voci, però che non comunicano. Questa sera invece di un passo indietro facciamo un passo avanti verso la giuria. Sì. Me lo prometti? Sì, passo avanti, non cadendo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. La prossima è una giovanissima concorrente. Canta una canzone di un artista di ultima generazione, veramente interessante e raffinata. Giulia Damen. Musica, musica, oggi è domenica. Mamma mia che volto che hai. Quando rinasco voglio una faccia così, poi me la fai papà, dove sei, vabbè. Allora, Giulia Damen, hai scelto un'artista raffinatissima, che è Malika Ayane. Come mai hai scelto, io conosco molto bene la tua voce, come mai ti sei direzionata verso questa grande interprete? Perché comunque era particolare il timbro di voce, mi interessava perché non era la solita voce che potrebbe essere considerata italiana. Di solito la voce italiana comunque secondo me è un po' più diversa, lei c'ha questa voce un po' particolare. Un po' particolare, un po' fuori da ogni categoria. Sì. Allora ascoltiamoti in Ricomincio da qui, Giulia Damen. Sarò sospeso.
Carmen, grandi applausi per questa giovanissima interprete. Grazie Giulia.